Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi finalmente un altro video haul da Shein. Ci ho messo un po' a fare un nuovo ordine, ma è arrivato molto velocemente. Ci ha messo circa una settimana, non me l'aspettavo perché di solito almeno 10 giorni ci vogliono. Invece mi è arrivato subito e soprattutto mi è arrivato tutto in un pacco perché qualche volta arriva diviso in due e quindi magari il primo mi arriva subito dopo qualche giorno, magari con due cose, e poi devo aspettare 10 giorni perché mi arrivi l'altra parte. Invece stavolta sono stati bravissimi e me li hanno mandati subito, quindi sono molto soddisfatta della spedizione. Allora, parto subito facendovi vedere la categoria di make-up, che sarebbe She Glam. Io dal sito ho già acquistato diverse volte make-up e mi pare che avevo fatto anche un video tempo fa dove provavo dei prodotti, però ci sono alcuni prodotti che mi sono piaciuti tanto e che ho voluto comprare in altri colori, ossia i blush. E questa volta ho comprato questo che si chiama Swipe Right. Hanno delle confezioni bellissime, secondo me, cioè i packaging sono belli, proprio belli, e quindi meritano di essere mostrati. Io questo blush già ce l'ho in altri colori e adesso ho acquistato appunto Swipe Right, che è più rosso. È un colore un po' rossiccio, perché io ho una tonalità molto simile di un blush di Nabla, che è un duo. Non mi ricordo il nome, però è una piccola palettina con un duo di blush in crema e illuminante in crema, che ha una tonalità appunto un po' rossiccia, un pelino più fredda di questa, però volevo provare se ce n'era anche uno di questi. L'unica cosa è che io amo veramente tantissimo il colore di quella palette, perché è un rosso, avendo una tonalità, cioè lì per lì, quando l'ho provato, ho detto, ma sarà che il rosso è un colore che effettivamente sta bene sulla pelle, perché mi faceva strano. Invece è veramente un colore che si adatta perfettamente, è il più naturale che io abbia mai provato, non è rosa, non è, diciamo, più aranciato, ma è proprio rosso, e quando lo mettete sulla pelle si fonde. Quindi io ho voluto provare questo qui, che è quello che ho addosso adesso, che effettivamente è estremamente naturale. E ho preso appunto questa tonalità che gli si avvicina, non è così freddo, però questi blush di Shein mi piacciono tanto perché resistono moltissimo, si sfumano in 2 secondi e sembra di non averli addosso perché sono praticamente acqua colorata. Quindi non lo so, io ve li consiglio, continuo a comprarli, ho provato tanti colori e continuerò a provarli sicuramente. E visto che c'ero, ho voluto provare anche un bronzer in stick. Anche qui la confezione è bellissima. Hanno rifatto tutti i pack. Secondo me hanno azzeccato assolutamente. Questo praticamente è un bronzer che ha un tono. Vabbè, adesso forse non lo notate tantissimo, ma ha un tono perfetto. La tonalità è Golden Sun. Io quando l'ho aperto così mi sembrava un po' troppo caldo, in realtà è perfetto, cioè non è troppo freddo non è troppo caldo, è il mio colore giustissimo da utilizzare come contouring, ma leggermente vi dà anche un po' di tono, quindi se non volete usare il bronzer secondo me con questo siete a posto. E allora a questo punto ho voluto provare anche un rossetto, che non è proprio rossetto, è un rossetto ma un po' trasparente, diciamo che è una specie di lucidalabbra colorato, che è quello che ho addosso, che secondo me è bellissimo, ha un colore molto bello. Me lo aspettavo un po' più trasparente di così, perché nell'immagine mi sembrava più chiaro. Però in realtà basta che ne mettete un po' meno. E la cosa bella è che potete anche utilizzarne di più e renderlo più saturo come colore. E anche qui ce ne sono un macello, quindi penso che ne proverò altri. Mi piace un sacco, sia vabbè, il pack, sempre stupendo. È molto resistente e molto pesante, anche se è di plastica. È pesante, cioè si vede che non è di quelli proprio cheap. Allora, io ho provato questo per ora perché in realtà volevo comprare i Beyond Jelly di Nabla, anche qui sempre Nabla, è un brand che adoro. Ancora non li avevo presi, non li ho ancora provati e visto che c'ero ho detto va, intanto proviamo questo prodotto su Shein perché l'effetto che dava dall'immagine sembrava un po' simile. Allora, non avendo provato quelli non vi so fare un paragone, però la consistenza che vi rimane sulle labbra è molto piacevole. Quindi comunque mi piacciono, non ho ovviamente provato quelli e volevo provare sempre un colore così un pochino violaceo e quindi non lo so, magari più avanti comprerò anche quello, poi ve lo mostrerò. Però secondo me potrebbe essere un'alternativa. Dovrei fare un test di entrambi, se vi interessa, quando lo comprerò faccio magari un paragone tra i due prodotti. Però l'idea era appunto quella di una specie di lucidalabbra rossetto che vi desse l'effetto un po' trasparentino, ma più ne utilizzate più il colore diventa saturo e diventa pieno e coprente, quindi potrebbe più o meno essere un'alternativa. Ovviamente non è lo stesso, quindi non sto dicendo che sono la stessa cosa. Quindi parentesi make-up chiusa. Prima di passare agli accessori vi faccio vedere una cosa stupidissima che ho preso, che non c'entra nulla con make-up, abbigliamento, niente, e che è tipo
una piccola aspirapolverina per l'auto che ha tutti i suoi attacchi, l'ho già montata, vi arriva smontata, però vabbè, è una stupidaggine da montare, che ha il beccuccio, la spazzolina, ovviamente il cavo per ricaricarla, e questa punta che va dietro, che vi serve per sparare l'aria anziché aspirare. Ma vi dirò, ci ho aspirato un po' di cose qui sulla scrivania, che erano, c'era un sacco di roba sopra, i miei capelli, cose, perché tanto quando faccio questi video mi si riempie di roba, e aspira, e ve la... Cioè, io sinceramente... l'atterrò in macchina e costava, poi vabbè, c'è sempre qualche sconto da sfruttare, ma costava tipo 3,50 euro, una cosa del genere. Quindi ho detto, io la prendo, la tengo in macchina, perché mi rimane sempre un po' di roba dentro la macchina, mi dà fastidio, così la uso per aspirare un po'. Quindi, boh, ve la consiglio, mi sembra buona per 3 euro, cioè, assolutamente. Quindi, ora torniamo agli accessori. Allora, la prima cosa è, intanto che vi arriva... tutto nelle scatoline, ho preso del, diciamo, della bigiotteria, e arriva tutto nelle scatoline, sono davvero carine. Ho preso questo anellino che è simile a questo, perché è un anello che si mette nel piede, mi serviva sempre una misura piccola, e l'unico modo per avere una misura piccola, che di solito è il 4 che mi va nel mignolo, è prendere l'anello per il piede, perché più piccola della 5 non ci sono. Questo qui l'ho scelto perché appunto era quello un po' più spesso, perché ne volevo uno che si vedesse abbastanza bene sul mignolo, perché questo praticamente è sottilissimo, non si nota, ed è regolabile. L'unica cosa è che l'ho messo adesso e diciamo che anche se è regolabile rimane un po' così, fa un po' il salsicciotto, quindi non lo so se mi convince, perché è un po' scomodo da tenere su. L'effetto è molto carino, cioè mi piace proprio come è fatto, però non è che sia proprio convinta. Questo dovrebbe essere o di acciaio o d'argento. È d'argento, 9,25 c'è scritto. Li ho scelti comunque tutti o di acciaio o di argento, a parte una cosa, perché almeno non si ossidano e mi durano un po' di più nel tempo. Quindi questo, diciamo, ve lo consiglio, però sappiate che potrebbe essere un po' fastidioso. Però è molto carino e ce n'erano tantissimi tipi. Poi una cosa che ho preso, che non è né argento né acciaio, credo, e non so se mi piace, sono... questi orecchini, ecco, questi qui, che sarebbero dei loop da mettere qua, perché io non ho il buco qui e sinceramente non penso di farlo, perché penso sia molto doloroso, già gli altri non sono stati piacevoli, e quindi adesso magari provo a metterlo, perché sono un po' grossi in effetti, e mi cadono, perché io non ho lo spazio e c'ho già gli orecchini sotto, quindi... non lo so, forse l'orecchio è troppo piccolo per questo genere di cose, ma non mi aspettavo che fossero così grossi. Allora, l'effetto adesso, vabbè, c'è l'orecchio tutto rosso, però l'effetto sarebbe questo. Sì, non mi si vede più l'ultimo buco, però in effetti sono carini. Non mi dispiacciono, sono un po' grossi rispetto a tutti quegli altri che ho, perché gli altri li ho piccoli, però sono carini. E adesso vi faccio vedere anche, vabbè, adesso li lascio qua, per ora. Vi faccio vedere anche le altre cose che ho preso, perché ho visto che c'erano degli orecchini a cerchietto, io volevo cambiare questi perché ne volevo mettere tre che fossero scalette, volevo cambiare anche questo qua, ma adesso vediamo. E questa è la scatolina, ne ho un po', perché ne ho presi due di un tipo e altri due li ho presi singoli, pensavo ce ne fosse uno e invece mi sono resa conto che nella scatola ce ne sono due, che hanno tra l'altro questa bellissima bustina che si apre qui, così non esce niente, anche qui. Sempre molto difficile farveli vedere. Questi non mi ricordo di che dimensione sono. Ne ho presi un paio piccoli piccoli, però un po' più cicciotti. Quindi mi sembra che abbiano 6 mm di diametro, ma hanno uno spessore un po' più cicciotto. Credo che siano questi. E me ne hanno mandati due, quindi adesso deduco che siccome ne ho ordinati due di questo tipo, ne avrò altri due. O di questo o di un altro. Sono dei classici cerchietti che si aprono così. Così. In realtà io ce li ho simili. E me li aspettavo un po' più grossi, pensavo, ma forse ho sbagliato io con le misure. Vi faccio vedere gli altri prima, poi cerco di metterli, vediamo se ci riesco. Quindi ho preso 6 mm più sottili, che dovrebbero essere questi, così, e poi li ho presi ancora più piccoli. Come vedete, questa è la differenza, non so se si nota, però questi di qua sono un pochino più piccini, perché volevo fare la scaletta e mettere il piccolo, il medio e quello un po' più cicciotto in fondo. Quelli più piccoli li ho comprati doppi, però forse potrebbero servirmi, perché tanto c'ho anche questo buco qui. Comunque per il momento posso dirvi che la chiusura mi sembra
abbastanza buona. Non sono di quelli che sono lenti e si aprono da soli, però ovviamente portandoli potrebbero un pochino smollare, quindi non lo so. Questo dovrei dirvelo più avanti. Intanto, comunque devo dire che questi mi piacciono molto. Non sono appunto né acciaio né argento, quindi non so che fine faranno. Però sono belli, proprio belli. Allora, ho provato a metterne due. Questo è troppo piccolo per questo buco, quindi penso che lo userò qui, a questo punto, non lo so. E qua ce ne vuole uno di diametro almeno 8 perché mi sta proprio attaccato. Cioè l'effetto mi piace, però questo di fianco, che invece è 6 mm ma un po' più sottile, rimane più aperto. Quindi, boh, non lo so. Poi ci sarà quello da 5 che devo mettere qui, però adesso è un casino, ci metto 2 ore. Quindi facciamo che per ora ci fermiamo qua. Però secondo me sono molto carini adesso. A parte tutto, che ho sbagliato con le misure, però secondo me sono belli e ben fatti. Si chiudono bene, costavano poco, mi sa 5 euro, qualcosa del genere. Quindi comunque ve li consiglio se vi possono servire degli orecchini del genere. Quindi dopo tutto questo macello con gli orecchini vi posso far vedere finalmente i vestiti. Ho fatto degli acquisti un po' strani. Sono stata attratta così a caso da diverse cose, quindi poi dopo li proviamo. Ancora non li ho provati neanche, sono tutti nei loro pacchetti. Allora, la prima cosa, e già sono un po' turbata perché secondo me il colore non è quello, è una gonna blu. Non era blu nella foto, ma va bene. Odio il blu, piccolo spoiler. No, effettivamente ricorda molto quella della foto, adesso che la guardo, cioè nel video non sembra così blu come dal vivo, ecco perché mi sembrava più sul nero. Comunque è una gonna che adesso è molto difficile da farvi vedere, ma magari potrei usarla lo stesso, non lo so. Arancio e blu a quanto pare, i toni sono questi, con un tessuto diciamo sottile, un pochino di quelli scivolosi, quindi non proprio. Non è cotone di sicuro. Poliestere 95% e elastan. E ho preso la taglia più piccola. Di tutto quello che vi mostro ho preso la taglia più piccola. Quindi questa è una S. Spero che mi vada in vita perché di solito mi stanno sempre larghe in vita. E quindi niente, questa gonna con la balsa. Il modello mi piaceva molto, dalla foto mi piaceva tanto anche come era vestita la modella. E quindi mi ha attirato, però adesso che la vedo blu non sono più convinta perché mi sembrava nera e io veramente col blu non vado molto d'accordo, quindi non so se riesco ad abbinarla. Anche perché lei addosso aveva una maglia nera, quindi ci stava. Va bene, prima cosa consigliata sni, perché se vi piace il colore, perfetta. Poi ho preso un'altra gonna. Questa lo stesso ce l'avevo salvata da un sacco di tempo nei preferiti perché mi piaceva come stava sulla modella, però anche qui il tessuto non mi convinceva tanto. E infatti è un po' uguale all'altra, un pochino lucidi, non lucido, però dà quella sensazione di tessuto un po' scivoloso, non troppo morbido. Allora, questa lo stesso sulla modella mi piaceva tantissimo, è più un modello che scende in maniera più morbida, non a ruota, però poi ha una piccola balsa in fondo anche questa, e la lunghezza, mentre l'altra è lunga fino alle caviglie, questa è un po' più corta. Quindi un modello che non so se mi sta, ma adesso lo vediamo nel video. Ovviamente le altre volte ho prima provato i capi e poi vi ho saputo dire com'erano. Adesso invece è proprio first impression, quindi questo è quello che mi sembra, diciamo, di capire dal tessuto. Poi ho preso. Allora, vi faccio vedere l'ultima gonna, perché questa in realtà ci tengo molto, ma non so se mi va la taglia, quindi lo scopriremo. Ho preso una gonna di jeans che io non ho e la volevo proprio grigia, quindi quando l'ho vista l'ho presa subito e da qui sembra veramente bella, però non so poi come sarà su. Che poi diciamo che in realtà quando inizia a fare caldo io faccio fatica a mettere i jeans. Quindi non lo so, però il modello a vederlo così è molto bello. È come nella foto, quindi se la taglia mi va potrebbe essere perfetta. Anche di questo ho preso una S. Ho preso un paio di pantaloni di un colore diverso dal solito. Io compro tutto nero di solito. Ho voluto prendere questo colore tipo caffè, non so bene come è definito sul sito. Ce ne sono anche di questo tantissimi colori. Ed è un modello con l'elastico in vita, molto morbido, lungo lungo, proprio lungo fino ai piedi. E solitamente li metto un po' più corti, diciamo, modelli in cui si vede la caviglia. Però volevo provare una cosa diversa, perché volevo anche qualcosa di comodo da usare anche adesso in primavera. Quindi anche qui vediamo come stanno. Voi vedete come stanno, io non lo so, lo vedrò dopo. Però il tessuto mi sembra buono, non credo neanche questo che sia cotone. Questo 100% poliestere, però è più morbido. Non è scivoloso come le altre due gonne, ma è più opaco.
è più un tessuto che ricorda, non è l'effetto del lino, ovviamente non è lino e non è cotone. E infine ho fatto un acquisto a caso proprio, perché mi piaceva l'idea, l'ho visto sulla modella, ho detto boh, magari riesco a indossarlo anch'io in quel modo, ma non lo so. Ho voluto prendere questa maglia lunga, maglia vestito, non lo so, è una maglia, tutta trasparente, perché io me la immagino con un tubino nero sotto oppure con un top e dei jeans come l'ha messo la modella. E sì, alla fine il tessuto non è neanche male, perché mi aspettavo che mi arrivasse una cosa proprio rigida e che pizzica. Ovviamente ancora non l'ho provata, ma molto carina. Perché questa, sì, me la immagino tipo su un tubino, se avete un tubino nero o qualcosa che magari ha le manichine proprio sottili a canotta e mettete sopra questo, alla fine avete fatto un look nuovo con una cosa che già avete e gli date un po' di carattere. Quindi sì, sinceramente l'idea mi piace tanto. E poi se no lo potete usare anche al mare come copricostume, perché è vero che è trasparente, però se volete qualcosa che vi copra leggermente, vedo non vedo, col costume sotto secondo me è molto carino e anche molto fresco, perché poi è tulle, quindi cioè, è tutto traforato. Questo devo dire così a occhio, la qualità media, però non mi dispiace, ve lo consiglio. E anche di questo ho preso la taglia più piccola. Ah, questo è un XS perché fa parte della linea Petite. Quindi questi erano tutti i miei acquisti da Shein. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento anche per farmi sapere che cosa vi è piaciuto di più. E iscrivetevi anche al canale di Instagram e di TikTok, e io pubblico molto più spesso adesso, finalmente. Ho preso il via, quindi cerco di essere costante e di pubblicare video di make-up se vi interessano. E quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!